Sì, esiste a quanto pare una sorella Zagato nuova. Io oggi ho deciso di presentarvela, di avere un confronto con lei, di parlare del perché non l'ho mai presentata nel mio canale, di quello che mi ha fatto. Tu hai distrutto la mia macchina e per questo non sei mai stata punita. Non è vero, non mi hai parlato per tipo 2 anni. E in più alla fine ho deciso di fare una sorpresa che la lascerà a bocca aperta. Ok, alla tua nuova auto! Ragazzi, la pollastra ha boccato. Le ho detto che devo registrare un video speciale, divertente, che ho bisogno di una parte fatta da lei. Uno, i miei video sono tutti speciali. Due, i miei video sono tutti divertenti. Tre, di sicuro non ho bisogno di lei che mi faccia una parte. Quello che lei si aspetta adesso è di montare in macchina con me e che la porto da un certo posto a fare un video. Le farò uno scherzo, la trollerò pesantemente. Quello che lei non sa è che in realtà le ho regalato un'auto. Però prima di dargliela, gliela farò un po' sudare. Per questa scena del video vedrai a un certo punto passare una macchina rossa. Dentro c'è un mio amico. Quando vedi sta macchina rossa comincia a sbracciarti a manetta, va, una roba del genere. A un certo punto lui tira giù il finestrino, è già d'accordo con me, stai tranquillo, e dice una roba tipo: ma è qui che si fa la moda. Ma chi è sto tuo amico? Perché sto deficiente? A me fa un po' paura questa situazione. Perché? Scusa, ma sai quante macchine passano? Cioè, è questa la macchina rossa? No. Ah, non è? No. Ma in mezzo là? Là, proprio dove c'è l'angolo. Ma sei normale? Ma dov'è sto qua? Adesso gli mando il messaggio che parte, è là in fondo nell'altro distributore. Che bocca luna! Va! Che ignorante! Non ha capito! Ho un po' paura! È sconcertata! Dai! Perché non arriva una macchina rossa? Sto male! Raga, sto aspettando che arrivi una macchina rossa! Sta arrivando! Non c'è! Ok raga, è scandalizzata perché ci sono i camionisti da 5 minuti che le suonano e non capisce il perché. E lì c'è la Giulia. Lasciala lì, andiamo via. Da 3 ore che è lì fuori così. A parte il fatto che ci sono camionisti che mi stanno facendo gesti, mi pensano una escort. C'è la gente che mi guarda malissimo. Adesso lo chiamiamo! Ma l'ho chiamato già 3 volte! Ah, io non sto capendo. Ragazzi, quello si fa! Ehi, ciao! Non c'è ancora arrivata che la stai prendendo per il culo? No. Ma mi tirano sotto! Aspetta! Dopo circa 20 minuti in tangenziale, Gloria si è un attimo insospettita. Però lei non demordeva perché aspettava la automatica macchina rossa. Ma io pensavo che fosse al distributore, invece non è il distributore. Ma che hai sbagliato il distributore? Forse abbiamo sbagliato distributore, è un altro, aspetta. Sono sconvolta. Ma chi è sto deficiente? Ciao! No, io voglio che passi una macchina. Non potevi dire un altro colore di macchina? Perché rossa è un po' più particolare. Cioè, nera, cioè mi passano però 20 di seguito. Ci si dice. Devo stare qua ancora tanto. Dopo 30 minuti in tangenziale, Gloria si stanca completamente, decide di andarsene e io e Giulia siamo completamente nel panico. La nostra soluzione è cambiare completamente la storia. La macchina da rossa diventa bianca. Si dicevi bianca almeno. Cambiamo colore. E la cosa più scioccante è che lei ci crede. È lui! È grande! È lui! È lui, è lui! Vai, vai! 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 Vai, è quella! È quella! Sto morendo! Ma cosa dici, idiota? Tu mi vuoi far fare figure di merda! Era quella... Vai là! Ma io non sto capendo, ve lo giuro! Sto morendo, ma è scena!
so, per me è più deficiente del primo. Ma siete sicuri che non mi tiri lo sotto? No! Ma come no? È una Volvo bianca. Ma allora non la conoscete? Ma che cazzo dici? No, allora non sei a posto. Ti abbiamo appena detto che è la macchina. Guarda che arriva! Ah, guarda che sta arrivando, vai, vai. Ha fatto segno. Ha fatto segno. Ok, vai, 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 vai in mezzo alla strada. Vai che ha fatto segno. Io non ho proprio idea di potrei morire. Non so neanche come me lo sono inventata sta roba, cioè. Niente sicuro. Eccola, vai! Vai, vai, vai! Ecco! Come? Non si può salire. È andato via! Non ci posso! Ma qui che si fa la moda o no? Allora non era vero, brutto. Finalmente avevamo ottenuto quello che volevamo, cioè farle fare una figuraccia di... Però non ero ancora soddisfatto, proprio per niente. E quindi decido di cambiare la storia di nuovo. Dai, sì. Ma è un camioncino o no? Sì, è un furgone. Cambia il programma, è un furgone, no? E lei ci crede. Eccolo! È lui! È qui che si fa la moda! La moda? È qui che si fa la moda! Va. L'abbiamo cambiata ancora! Accennale! Ehi! Ciao! Non mi rispondo! E ancora! Sbracciati! È questo! È questo! Aspetta! Vai, è qua che si fa la moda. È qui che si fa la moda. È qui che si fa la moda. Non lo sai. Non lo sanno. È tipo livello scemaggine 1200. E ancora dopo un'ora. Ancora ci credeva. Ma si può essere più scemi? Speriamo che passi da lì. Ma ti piace vincere le facce? C'è proprio... C'è stato mettere la piaccia secondo me. Guarda che la guardano tutti! La guardano tutti! Ma come fa a stare lì così? È quello che le ho detto di riprendere, lei è convinta. Chissà cosa. Ma non passa niente! È questa! Sì! È questa, vai! No, vai! Sì! Ma non ho mai riso così tanto in vita mia. È qui che si fa la moda. Non mi rispondo. Lo dici tu? Fino adesso ero una presa in giro. Sei su Scherzi a Parte. Ho pensato di farti un regalo, perché so che da tempo che... Scusate, ma la mia vendetta doveva ancora essere compiuta. È il tuo regalo, tanti auguri! Non sei... Dai, guarda che bellina che è! Ma siete scelte? Sei proprio un'ingrata però! Ma no, scusa, mi hanno fatto illuso di una Mini, una Ferrari! Non la voglio! Cioè, dovevi vederla ancora sporca, guarda che bella pulita! Dai, non sei emozionata? C'è qualche buchetto dentro, però vabbè, dai! Preferisco la bici! Ma scusa, non sei emozionata di tutto questo ben di Dio? No, scusa, voi mi avete abituato bene, adesso mi date sta rattoria qua e non la voglio. Questa è la mia vendetta! Per avermi distrutto la Smart! Deficiente! E adesso ti becchi questa porcheria! Olla. Niente contro le Smart, però me le hanno fatte scadere certe persone. Ma c'è un buco! Almeno... Dove? Qua! Anche quando tu hai rotto la Smart di Gianmarco c'era un buco, solo che era davanti. Ha! Qua dentro sembra di stare in un forno a legna. Comunque, tanti auguri a te. Buon compleanno. Happy birthday, buon Natale, qualsiasi cosa sia. Questo è il mio regalo da parte mia. Evviva! Un applausone. Grazie. Commuoviti anche perché a YouTube piacciono le lacrime. Non avrei mai desiderato nient'altro su questa macchina. Ci sono delle persone che non si possono permettere neanche questo, va bene? Ma infatti, fortunate loro. Ma
No, veramente si è messo a piangere. No, ma questa qua non è la mia macchina. Sì, cioè, no. È tua. Dopo tutto quanto, dopo tutto questo ben di Dio che io le avevo offerto, lei non era proprio tanto soddisfatta. Allora ragazzi, sono nel salone di mia sorella e c'è mia sorella Gloria fuori al telefono col fidanzato, disperata. C'è la Giulia che sta preparando la sua vera macchina, però l'altra non sa niente, è la disperata. Quindi adesso la chiamerò e vedremo cosa dirà. È fuori al telefono. Guarda, ti prego. Sta piangendo. Eva, che esagerata, però. Oh, dai, mia, eh. Ma mi avete regalato la macchina di merda. Vieni di qua. A me non dammi le chiavi, che sta smart. Che Giulia, hai preso le chiavi? Sì, eccole. Dai, qua. Dai, corri che di lupi. Vieni. In realtà è questo lo scherzo finale! La macchina non funziona! No! Wow! E si parte, ecco l'aria condizionata! Sentite che aria fresca che fa questa macchina! Ok, è la tua nuova auto! Yeah! Finalmente! Ma secondo me non ha più... Cioè, non so se sia vero questa cosa. Non capisce più niente! Sì, abbiamo scelto. Ma non sono sicura. Dai, ma! È quella, questa quella che ho scelto o no? Ciao ciao, dai, mi aprite sta porta che devo andare. Devo dire che alla fine mi è piaciuto fare questo video perché è stato divertente, c'è stata la possibilità di riconciliarsi, di avere il confronto, della vendetta, ci sono stati un sacco di momenti belli e interessanti e quindi spero che vi sia piaciuto, raga. Mettete un pollice in su, lasciatemi giù nei commenti se vi è piaciuta questa idea di vendicarsi con l'ironia, la vendetta va servita con un piatto freddo, credo. Non lo so. Beh, sono passati 4 anni, quindi è proprio freddo, freddo, cioè anche congelato ancora un po'. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video il martedì alle 15, il sabato alle 10:30. Ogni tanto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!